Nelle puntate prese prima sli. Scra, I need you. Yeah, io non pago affitto. Gemelli incestelli. Che cos'è questo giuoco che fate? Si chiama 1, 2, 3, bella. Che onore far parte dei guardiani. Quando giochi il trono del muoio vinci io. No, aspetta. Come cazzo era? Il drago degli aborti. How could this happen to me? Regaletto. Azz. I'm made by mistakes. Ce l'ho la cura. Dieci. Un uovo uno. The night goes on as I'm fading. Mi costringi a punirti. Tacci tua. Il re del nord. Io mi gratto. Andiamo assassini e stuprato. Cioè futuri guardiani. Che onore cazzo. Andremo a scoprire la verità oltre le mura. Chi sono? Perché ci vogliono morti? Cosa c'è in cantina? Addio pensione d'invalidità. Ti amo. Me do fuoco. Cucù. Noni? Sigla? Oh, dopo un sacco di tempo di nuovo la sigla. Basta, però non ne canto più. Ma tu veramente vuoi che canto altre 50 sigle? Ma dove le trovo le rime? Ecco come le trovo. Quante cose sono successe. Andrà peggio un po' può essere. Tu continua a guardare. Ora vado ad iniziare. Ned Stark, già mi manchi. Porco Giuda. Sì, ok, sono usciti i draghi. Ma l'uomo retto che fai mo sbraghi. Martin lo fa apposta. Yeah. Più sono bravi e so carini, più incontreranno i loro destini. La prima puntata della seconda stagione del Trono del Muori. Ieri stamo, ve piace soffrì. Tutti bravi, tutti Stark, yeah! Comincia con gente che si scatafascia de botte e crepa male, è ovvio. Mica si chiama il Trono dei Coniglietti e Prati Verdi. Il mastino bussa sullo scudo di quello. Hello? C'è nessuno? Hold the door! Flat. Bravo mastino, bravo. Chi è il cagnolone più bello del regno? Con la faccia tutta grigliatina. La braciolina mia. Sì, sì. Ah, beh. Portano via il tizio che è proprio morto. Ma che cazzo è stato a fare? Ma non era tipo un cavaliere, un nobile? Ma la famiglia non si incazza, vabbè. E andiamo a pure. Next! Mercenario strano versus Ser Danton il rosso. Ammazza che nome. Questo mena. Ed è pure nobile. Non vedo l'ora di vederlo, questo rosso. Ser Danton il rosso. Ser Danton. Oh! Eccolo! Questo è Ser Danton. Ma è rosso perché beve sempre, embriaco e ha la faccia rossa. Ma poi boh, cioè questa armatura a me ricorda qualcosa. Queste strisce, il blu, le stelline. Cioè, e chi è il rappresentante? Un ubriacone obeso, scalzafatiche? Ma che sono le critiche sociali quelle vere? Sei ubriaco? No, ma io no, 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 no. Sei ubriaco. No, 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 no. Dai. Mo vuoi dire? Sì, è una qualità. Bevi di più, vieni, bevi. Ubriacati di poesia, vino e d'amore. Ma sì, è una festa, è il mio compleanno. Ah, auguri, auguri. Ma i vostri genitori non ci sono? Mia madre sta facendo i centrini con l'Horas. Perché questo fanno pasta di decapito. E mio padre l'hanno rapito, gli sta... è morto. E mio nonno Tywin. Ma Tywin è nonno materno o paterno? Sempre così sti poveri, oh. Tu gli dai il dito e loro sapevano tutta la mano. Ma no! Cazzo hai detto? Ma dico poverino, porta sfiga. E fidati che io di sfiga me ne intendo. Ammazzare la gente al tuo compleanno. Ma sono tutte cazzate. È vero. Veramente. Se lo dice braciolino mio allora ok. Porca troia, non l'ho detto io. Fermi, fermi. Danton sbratta pure l'anima. Ma che schifo. Che bello. Questo sta fuori per davvero. Fa ridere. Cosa hai detto? È vero, fa ridere. Fammi far giullare. Vabbè, perché ti amo, sansottolina mia. E tu mi ami, eh? Sì, sì, anche se ho ammazzato il tuo paparino. Sì, sì. Sei contento? Com'è che diceva quello? Not today. Me lo ricorderò sto scherzetto col vino. Non vedo l'ora che arrivi il pezzo con la coppa passata da Tyrion. Zio, che vuoi? Ti abbiamo cercato sul campo di battaglia. Ma mannaggia non ci stavi, fighettina. Parli di che sei svenuto dopo 3 secondi. Non è vero un cazzo, nei libri io sono condottierissimo. Tommen, Mirzella, fatevi da un bacetto e poi gli attori cambieranno e non ci vediamo più. Sansa, mi disp per la tua perdita. Mi stappia per culo. Non esiste nessuna perdita. Tu nipote è la causa della perdita. Questo qua. Ma infatti, quale perdita? Il padre era un traditore. Ma era sempre suo padre. Pure tu hai perso tuo padre. Sì, ma tanto lo ritroviamo, sta con suo fratello. Tuo padre Robert, ah sì. Ma non è che me ne freghi un cazzo, onestamente, eh? E a te?
No, no, mio padre era cattivo. E anche mia madre e mio fratello. Tutti cattivi. Visto come ho addestrato sto metacane? Bastone e carota. Pendenti d'oro e capocce del padre. Certo, certo. Qualcuno chiami la gendarmeria. Vabbè, io vado. Ciao. Ma dove vai? Perché sei qua? Bam, piccione bianco. La lunga estate si è conclusa. Mandi cazzate altre 5 stagioni. Leva quel coso, ce mi ha per culo, dai. Perché avete fregato Edwige e Harry Potter? Quella è un'altra serie. Abbiamo grano per 5 anni. Se l'inverno dura di più, tanti contadini spariranno. Non abbiamo posto per i rifugiati, la gente morirà di fame. Vabbè, ma i problemi seri quali so? Sorellina, smattene! Non mi toccare! Che vuoi? Pai che azzo fai? Mi siedo? Che ce fai qui? Madonna, sta sedia è una collina. dopo un faticosissimo viaggio, dove ho pisciato dalla barriera, ho combattuto coi clan delle montagne, Bron ha fatto obiezione a Lisa, tutte cose. Sono qui a sentire che è stata a fa. Ma questo è il consiglio ristretto, bussa via! E chi meglio di me per farne parte? Guardami, più ristretto di me! Mo è un po' meno ristretto sto concilio. So venuto a davvero la mano. Non ci serve. Ho sbagliato le parole, scusa. So venuto a fa la mano. Becca. Oh, gne gne. Porco rollo. È tutto vero. Puzzo io tutti. Bellissima, qua Cesira tutta incazzata. Come ha ingannato nostro padre? Sei certo, inganna nostro padre. E domani gioca a basket contro Wun Wun e vinco. Sono qui per colpa tua. Bam, Cesira cambia subito atteggiamento. Non ho fatto niente, dillo a Popino. Appunto, non hai fatto niente. E tengo perché tutti sti cazzo di Lannister erano contro la morte di Ned. Guarda lì, stanno tutti imparanoiati questa cosa. Nessuno la voleva, è Joffrey che è scemo. So cazzi nostra, ma roba è una gnappetta. Che sta vincendo la guerra. Se mo te parli della guerra, ma che ne sai. L'ho combattuto da 3 puttane fa, non è vero che sono svenuto. Quando devo parlare di come sceglie chi scopassi in base alla percentuale dei geni più vicini possibile alla propria, allora chiamo a te, va bene? Va bene. Quello che so è che i nostri nemici si odiano tra di loro quasi quanto odiano noi. E come era il detto? Il nemico del tuo nemico è amico di mio cugino che c'è draghi, ma tipo a far vedere. Perché l'ha chiuso in una grotta e uno è scappato. Sì, ok, ma Joffrey è il re. Sì. E tu gli ho dato una mano. Sì. E dirai a Papino che io non c'entro niente, che se mi taglia le carte di granito non mi posso comprare un nuovo vestito collezione inverno-invernissimo di Louis Bolton. Sì. Fratellino, ti ho sempre amato. Sei uguale a papà. E ami i tuoi figli. Ma pure Kat. Te e Kat sotto sto punto di vista siete spiccicate. Quindi possiamo fare il trade con Jamie. Abbiamo due figlie sue. Una. Eccala, avete segato pure aria. Ma non vi si può lasciare qualcuno che lo fate fuori. Contenetevi. No, 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 è scappata. Una decenne contro i servizi segreti di approdo. E vari sedito corto che fanno? Guarda che sorrisino, che vuol dire porco Giuda fate schifo. 3 Stark avevamo, 3, mo una, traumatizzatissima. Mi sa che il vestito di Louis Bolton non te lo compri. Perché? A Papino gli dovrò di, non ci prova. Che non sei bravo. Nano di merda che parla troppo, ti ho sempre odiato. Torniamo dagli Stark. I Lord Poracetti vanno dal capo mafia, da chi hanno giurato fedeltà, per chiedi i favori. Devo rifare il castello, è tutto rotto, ci sono gli spifferi, io sono vecchio e baccaio. Da molti anni ci conosciamo, mi hai visto nascere. Non so buono a far siciliano, raga, perdonatemi. Lo so che cringe come quelli fuori da raccordo e cercano di parlare trovano. Ci provo. Nemmeno me lo ricordo l'ultima volta. Sembro più sardo. Che mi invitassi a casa tua a pigliare un latte di capra. Basta, ci rinuncio, non so buono. Che cazzo dice questo? Madonna che vuoi, il castello è tuo, fallo riparare. Ma ho mandato tutti i giovani con Rob. Azz, re Rob. Certo, certo. Ah, comunque azz. Te damo qualcuno, dai. Sono io il lord, decido io. Scus. Me stanno a faro sigare, non portano rispetto, non offrono amicizia. Niente, te devo levare a Dracasflix. Sono paralitico, che faccio tutto il giorno? E dai, point of view ve. Te non se sa cosa. Stelle rosse in cielo. Specchio d'acqua. Metacane. Bam, Bran. Cosa succede? Bran è passione zainetto, madò. Ma non c'è un modo più dignitoso di portarlo in giro? Ma che, a 6 mesi? Mandategli una cariola, una carrozzina, uno skateboard. Tu devi piaste fratte, fidate, e bollirle, e guarisci. Ricominci pure a camminare, fidate. Ma chi ti ha detto che mi fa male qualcosa? C'è qualcosa che non va. Hai rifatto quei sogni, ve? Io non sogno. Io wargo. Boh, boh, boh. Quella cometa significa che Rob vincerà a sud. Sì, vabbè, proprio quello significa. La cometa rossa significa solo una cosa. Draghi.
I draghi non esistono. Ah, smetti di cassate, Bran. State sbagliando tutti. Quelle sono le scemaggiche lasciate dai draghi. Daenerys non ve lo dice. Ma da quando sono nati sti piccioni volanti tutti i bordelli? Va, il buco nello Zorol. Torniamo dalla nostra Khalees Brinks preferita. Con i suoi mitraghi. Che la sentita in gira sta parola mitraghi? Una volta un mese mi fregano qualcosa, ma è una fatalità. Tutte fatalità, una volta al mese. Sempre i soliti voi, sempre i soliti. Strano, che strano. I freebooter. Sono calmo, adesso mi calmo. Adesso mi calmo. Adesso mi calmo. Comunque, Khalees Brinks, i mitraghi, draghi. Azza, pure i draghi. CGI a stecca. Mangia, bello di mamma. Questo contiene il 40% dei ragazzini in più. Ho preso il pacco da 9.648 milioni di chili. Potevo comprare una barca e tornare a Westeros. Ti devi piacere per forza. Khalees Brinks, ma non le mangia quelle cose. Deve cacciare i ragazzini da solo. Tipo i serpenti coi sorci. Esatto. Allora, i mitraghi, figliate un po'. Solo quello fate. Non c'è una lira, ma tutti figli. Figli, figli ovunque. Se capisce. Ma tuo fratello non sapeva queste cose. Mio fratello non sapeva niente dei draghi. Beh, non è vero, i teschi dei draghi sapeva a memoria. Mi ha raccontato tante storie belle. Mio fratello non sapeva niente di niente. Ma quello che non sa niente non è Jon Snow, è di famiglia. No, no, scherzo, scherzo. Ma che gli posso dare in sti 9 mesi che questi figliano? Beh, è un drago nero. Tutti sanno che mangio pasta con tonno. Con talli. Si dice drago di colore. Il cavallo bianco di Daenerys schioppa. Ah, muoro. Cavallo di colore. Ah, scusa. No, aspetta, sono confuso. Ma no, il primo regalo di Drogo. Il cavallo che mi ha portato verso le violenze brutte. Ah, quanti ricordi? Che cazzo di relazione avevate? Ma manco costava soldi in CGI. Ma perché? Ma sempre i cavalli fanno una finaccia. Ma è per far capire che stai una merda. E infatti, ho promesso che li avrei protetti, sfamati, che i loro nemici sarebbero morti bruciati urlando. Forse ho un po' esagerato. Mi sa. Brava che riconosci i tuoi errori. Giora, quanto manca? Non inizia con queste domande, eh? Allora, che opzioni abbiamo? Allora, se andiamo a sud ci uccideranno e se fregheranno i draghi. Se andiamo a ovest porranno fine alla nostra vita e i rettili volanti cambieranno proprietario. Sì, saltama la roba utile. Giusto. Devi farti forza, Khalees Brinks. Sei la loro roccia, come tu sei la mia. Spoiler! Ah, no, no, no. Oh, Khalees Brinks. Giora, non mi guarda così però, che intanto, dai, Giora, e basta, sta diventando imbarazzante. What you say? That it's all for the best. Voi, andate in giro e trovate qualcuno che ci ospiti. In Mitraki Mod Super On. Mi raccomando, sei la mia ultima speranza. Tu, coso? Racaro, eh? Sto parlando al cavallo. Non morire, almeno tu, cavallino. Basta cavalli morti. Non fallirò, Khalees Brinks. Cause it is what you say. Via, come da un'altra volta, arrivati a nord. I prodi guardiani della notte, stremati da mille peripezie, avanzano. E poi c'è Sam, che si fa trasportare dall'Artri. Ma cacciatelo! Questo non dimagrisce manco nel vero nord! La sindrome di Harley! Arrivano da Craster. Il castello di Craster. Il castello. O chiamano castello, ma una baracca strana, vabbè. Che è abitato da sole donne. E andiamo! Salve signorine, potremmo invitarvi a una cena a base di Sam? Squartate Sam se fa festa! Queste signorine non te ce puoi manca avvicinare! Come ti permetti, maniaco? Sono tutte figlie di Craster! Ma noi abbiamo intenzioni serie! Con le mogli di Craster? Ma prima vi ho detto, siamo nel trono del Muori. Questa è robetta. Sposa le figlie, che gli dà altre figlie, che poi gli daranno altre figlie. Inception figlie, Craster! Ma tu, questo è capace che se sta a fotte le bisnipoti. Regà, io devo sbratà. Ma com'è che sono scappati tutti i bruti tranne lui? Non ha paura degli estranei? Segreto. Ma quei maschi che nascono, perché non è che possono nascere solo figlie. Che ce fa? Segreto. Che ci sia un nesso? Questo è Craster. Che ce fate qua, terroni? Non siamo terroni! Già t'ha detto Osha, quelli sotto alla barriera sono terroni! Sta buono. No, ma lo sai che vedete bene, sei molto carina. Sono un maschio. E come ti chiami? Jon Snow. No, si chiama Snow. Ascoltami, bastardo. Ma che ne sai? Ma che hai visto tutte le stagioni? Basta un po'. Oh, e dai, siamo ospiti, lo dobbiamo trattare bene. Sì, ma è un po' una strozzata, eh. Io a costo di morire di freddo congelato, io non dormo nello stesso testo di sto maniaco bazzo bastardo. Ma che davvero? Ma hai capito che ce fa con le figlie? Oh! Zitto seduto! Le figlie guardano tutto da lassù, che sono tutte attrici carine. Perché devi dire che sono più brutte di Jon Snow? Ma sei pure strozzo! Come stai? Dammi il vino. Porta il vino. Siamo qui per Benjen. L'hai mica visto? No, non ha firmato questa stagione. Dove sono nati tutti i bruti? Hanno seguito Mance Raider.
Sai, l'ex corvo che poi ha detto: ma chi cazzo mo fa fate sta mezzi carcerati c'è libba vita? E se dato quel Mass Raider. Mi chiedo perché abbia preso una decisione simile. E ora è re. Beh, ma anche io me la cavo, dai. Ma poi re de che? Dell'ipotermia. Ma che sta a fa mens? Dammi lascia. Dagli lascia. Quello che fanno tutti, sì. Raduna un esercito per conquista cose. E dove è diretto? Se stanno all'estremo nord, dove possono andare? Addio, addio, amici, addio. La luna e l'orso nella casa. Ancora più a nord per circunnavigare il globo arriva a Dorn? No, vanno a sud. Azz. Moglie numero 9.646.000. Digli quanto so bravo. È molto bravo. Stara si che è, eh? Guarda quanti bei memini frebutati e quanti like, eh? E c'ho il doppio dei like tua. E te credo, rubate un'altra cosa. Vabbè, potete dormire qua. Ma non dovete toccare le mie moglie, figli, nipoti, bis. Devo sbrattare, raga. Capo Mormont si complimenta con John per la calma e la compostezza che ha dimostrato con Craster. Allora, chi so io? Porco Roll, ha perso la memoria. Il Lord Comandante. E tu chi sei? Aego. Chi sei? Un attendente. E vuoi comandare un giorno? Sci! Porco Giuda, allora non è vero che non vuole essere capo dei guardiani. Tutti i meme bruciati che lo eleggono per cariche che non vuole. Ma non è vero niente. Lo vuole. Allora impara a ubbidire. Pure ai violentatori pazzi malatissimi. No, 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 no. Questo non è un bel insegnamento. Te si ritorcerà contro. Andiamo. Boh, non lo so. Ma a giudicare dalla location, mentalismo vero, direi che stanno a Roccia del Drago. Che dici? Un bel falò sulla spiaggia. Oh, e chi lo fa il falò? Gli dei fanno il falò, letteralmente. Questa è la nonna rossa, la donna rossa. Ha l'hobby di dire che tu sei prescelto. A chiunque, pur attesa incroci per strada. Prescelto! E dà fuoco alle cose. E il pensiero va alla Calesbrings. E questo è Stannis Baratheon, l'erede legittimo dopo Robert. Quello che diceva Ned. Questo è il personaggio che penso abbia lo zoccolo di fan più duro che io abbia mai visto. Ma in tutto, in tutte le cose. Cioè, una cosa, tutti lo amano alla follia. Ma è una gilda de adoratori de Stannis. Perché è una persona retta e giusta nei libri. Proprio insospettabili, sono fan di Stannis a livello incredibile. Però in sta serie potrebbe fare cose che ti fanno cambiare idea. Ma già da qui capisci che c'è là sta fantasia di dà fuoco alle cose. E perché Stannis Baratheon dà fuoco ai sette dei porelli, vergogna mi indigno? Se deve trasferire, ste statue sono troppo grosse? La donna rossa non ce le vuole in casa? Li ha beccati a frebutà? No, per buon auspicio. Ah beh, infedeli! Le nostre tradizioni! Queste sono religioni di morte! No, no, è la luce! Ma guarda gli dei arosticini! No, no, il regno di Roll è la luce! Kingdom Hearts. Paura, eh? Sento odori di piscio e vecchie ossa. E che è, signora? Maleducata! Che palle con sti vecchi! I nuovi dei, vecchi dei, dei a chilometro zero! Me vuoi fermare? Viesce! Allora, muto e ringrazia che non sto a griglia pure te! Just to suffer. Ok, Melisandre, ce la puoi fare? 3, 2, 1, respira. Tele gatti, tele Lannister. Via! Negli antichi libri è scritto che l'eletto estrarrà una spada fiammeggiante dal fuoco! Oh! E questa spada sarà portatrice di luce! Posso avere un amen? Amen! Un bel applauso all'eletto! Che estrarrà la spada dal magico cadavere! Posso avere un oh yeah roll? Oh yeah roll! Mannaggia i Frey! Mannaggia i Frey! Qua stanno a sbroccare, oh! Lo so, famo qualcosa! Io sono fedele a Stannis! E se Stannis gli va bene pure a me! Oh, questo è Davos Seaworth! Davos mare vale la pena! Un uomo ex contrabbandiere cattivo! Molto fedele a Stannis adesso, quindi non più cattivo! Stannis è circondato da Santoni e Freebooter! Ma tu? Tu sei bravo! Parlaci tu! Ho abbastanza caldo. Io ti ho parlato. Rileggi. Dichiaro che il mio amato fratello non lo amavo manco per niente. Ma so cose che se dicono, non me frega. Io non sono una persona falsi. Leva. E vabbè. Dichiaro che mio fratello, con scardabagno. Cosa? Lo chiamavo così da piccolo. Cardabagno. Beh, con scardabagno di mio fratello. Scardabagno arrugginito da tutto quel vino che si è messo dentro l'acqua, ci devi mettere. Basta scardabagno, si fidi, maestà. Dichiaro che con scardabagno di mio fratello non ha eredi legittimi. Perché Joffrey, Tommen e Myrcella sono nati da fratello e sorella.
Zan zan zan, già lo sappiamo tutti. Cersei e Jamie Lannister, lo sterminatore di re. Eh? Jamie Lannister, lo sterminatore di re. Jamie, lo sterminatore di re. E Cersei, la put... non lo posso dire. Ma devo trovare un insulto anche per Cesira, la regina divina. Lo devo fare per par condicio. Quastro... qua scopa fra... ammazza cani, specie prote... quella signora che fa le sue scelte e tu non sei nessuno per giudicarla, poraccio freebooter. Lannister. Mm. Quindi io mi pio il sedile ferroso, fine. Ned lo disse solo a me. Io non farò lo stesso sbaglio. Oh, bravo! Ma ci voleva tanto! Nelle piazze lo doveva gridare, Ned. Però allora fai pace con tuo fratello. I Lannister sono forti! No, perché quello se la sente galla, vuole essere. Perché c'è Tyrell dalla loro? Dietro un grande uomo c'è sempre una grande Loras. A noi ci frega niente di Renly. E poi gli piacciono gli uomini. E che vuol dire? Discriminatrice? No, dico che non lo posso cappottare con le tecniche. Blum blum blum. È un problema. Gli piacciono gli uomini. È una constatazione. Ah, ok. Noi c'avemo il signore della luce. Oh, che ci frega la locura. Noi c'avemo Erdiorol. Erdiorol! Renly, i Lannister, i freebooter. Sono tutti dei ladri. E io li distruggerò. Scusami, re. Ho promesso di servirti. Ma mo mi rimangio tutto, cià. Non lo puoi fa. Ha rinnegato gli dèi. Da contratto posso farlo. Un brindisi alla rovina famiglie. Alla rossa tinta. Alla nonna rossa. Alla donna rossa. Ci ho messo un veleno potentissimo. Berrò anch'io. Così lei si fiderà e berrà. Mi sacrificherò, ma salverò il mondo. Che buono. Assaggia. È tavernello? No, è muori che bello. Allora non bevo. Azz, dovevo dirlo dopo. Come va? Bene, benissimo. Mi è uscito un po' di vino dal naso, non è sangue, no? Vabbè, allora bevo. Ah, è molto buono, c'hai ragione te. Morirai con me. A me pare che sta a morire solo te. Cosa succede? C'hai poteri incredibili questa. La notte oscura è piena di terrori, ma il fuoco li brucia via tutti. Le frasi super incredibili. Minchia, ma è immortale. Mica me lo ricordavo. Cioè, che è proprio antiveleno pure. Dai con gli Stark. Larga Red del Nord. Oh, mando cazzo. Ma che cazzo? Mando cazzo. Aio. Ma che cazzo? Aio. Rob va a fare visita a Jamie Sawyer, che come l'abbiamo lasciato con Kat alla stagione 1 lo troviamo legato per terra. Gli hanno costruito una gabbia intorno. Sei sempre te a controllarmi. Non è che ti piaccio. Se ti lasciassi con uno dei miei seguaci, tuo padre gli direbbe: amico mio, fatta dai soldi e dammi mio figlio. E se lui rispondesse di no, gli direbbe: distruggo la tua casata, denuncia querela. Non ti fidi dei tuoi seguaci? Affiderei a loro la mia vita. Allora che dici? Ma non la tua. Non ha molto senso tutto questo, però vabbè. Sei ancora un ragazzino dopo tutto. Oh, ti dà fastidio la parola ragazzino? No no, sto ragazzino ti ha sconfitto. Che succede? Sto ragazzino ti tiene prigioniero. Che è sto point of view? Sento una musica da CGI. Spam, vento grigio. Quelli sono i tuoi figli bastardi, beh? Dimmelo o te lascio con lui. Sa convince molto bene la gente a parlare. Signor Jamie, mi dica quello che sa. Non mi costringa a strapparle la faccia. Hai fatto uccidere mio padre! Ma se stavo qua, tuo figlio l'ha fatto! Già cambi versione, lo vedi? Che cazzo c'entro io? Hai spinto Bran! Ok, questo è vero. Eh? Hai le prove? L'hai detto tu, puntate fammi madre. Oh, te sta allarga. Tre vittorie non fanno di te un conquistatore. Se me lo dici te con quel bel collarino che t'ho messo, ti piace? È Starkowski. Svarostark. Tagliare sta cazzata. Allora ci credo. Vai, Greywind. Messaggio gratuito. Grazie per l'aiuto. Lo vede che non è successo niente? Arrivederci. Transizione. Che schifo sta città. Quanto puzza. E calla. La meretrice. 5 secondi già si è scordata da dove è venuta. Si sente una gran signora. Mi piace. Scusa signorina, l'ho giudicata male. Scusi, scusi, scusi. I rumori, gli odori mi fanno venire voglia di fare... neanche i soldi. Sì, quello soprattutto. Però devi stare attenta, non te devi far vedere. Lo so. Se te trovi mio padre succedono i casini. Lo so. Te fa le cose brutte. Lo so. Alla mia prima moglie mio padre gli ha fatto... casca berserk. Azz, questo non lo sapevo. Sti cazzi. I momenti romantici tra quello che paga e la prostituta. E va bene. E poi... sto letto era di Ned Stark. E lo spirito di Ned Stark quella sera fu inquieto. Bella, dito go! Te posso chiedere un favore? Prego. Mi trovi Aria? Oh, gliel'hai fatta. E che cazzo? Ma che ci stanno a fare questo e Varys se no? Tu lo sai, Dosta. No, ma chi ci crede? Chiedi a Varys. Quello senza pipino. Devo andare, è stato un piacere. Aspetta. Ti sei creato un simbolo della casata. Oh. Sì, un uccelletto. Hai frebbotato gli Arryn. Oh. È un altro uccelletto.
E poi ci ho dovuto pensare da solo. Io mi sono fatto da solo. Magari qualcuno, se non avesse trovato la pappina pronta, starebbe sotto i ponti dei Frey e non farebbe, che ne so, la regina. Ma infatti c'è pure gente che dice di essersi fatta da sola. Ma che merita stava sotto la protezione dell'amichetta, quella d'infanzia? Amichetta! E così è rimasta e sempre rimarrà. Magari quella persona ha cercato l'amore e l'ha trovato, anche se non corrisposto. Ma non tutti possono avere la fortuna di non doverla cercare, l'anima gemella. L'anima gemella! Perché nasce insieme a loro. Basta con ste cassate, che vuoi dire? Che knowledge is power! Questa è un'altra montata con tutte frasi swag. La conoscenza è potere. Se sai le cose, la gente te dà retta. Vediamo un po', eh. Te ne devo fermo. Regà, dica, me trombo mi fratello. A qualcuno frega qualcosa? Proprio no, lo accetto. Chi so io per giudicare? La invidio, visto? Sgozzatelo. Vabbè, no, anzi sì. Anzi no, ma sì, dai. Va bene, no? Tre passi indietro. Anzi, sgozzatelo. No, no, voltatevi. Fate una giravolta. Falla un'altra volta. Occhi in su, occhi in giù. Portami rispetto, orso, non vedrai più. Il potere è potere. E grazie Arcassi, è la stessa parola. Hai detto qualcosa? Cosa vuole che faccia ora? Trova aria. Subito, subitissimo. Ser coso l'anincest. Eccomi. Queste sono le condizioni di pace. Rivoglio le mie sorelline, le ossa di mio padre. E dovete citare le fonti. No, no, no. E Geoffrey e la regina non devono da cagare il cazzo al nord. Il re del nord. Il re del nord. Eh? Il re del nord, sì, sì, quello. Queste sono le condizioni. Se verranno accettate, tutto a posto. Ma re Geoffrey è Baratheon, però. Colgo dell'ironia. Rob e Tion rimangono da soli. Altezza, commendatore, non devi chiamarmi così quando siamo da soli. Ah, ok, amichetto mio. Ah. Lo sai che ti diranno picche, sì. Anzi, Pike. Perché io vengo da Pike? Oh, so sì, ma per prendere a prodo del re ci servono le navi. S'affaccia al mare, a prodo. Azza, le navi, non so preparato. Ho studiato le montagne, sì. Ma mio padre è pieno così di navi. So forti a navigare. Fammi una tratta con lui. No, sta buono qua. Tuo padre è stato cattivo. Si è ribellato a noi perché voleva essere indipendente. Ma guarda ste pretese, oh. Mi ricorda qualcuno in questo momento? Ipocri Stark. Ma allora vabbè, dai. Mi fido di te. Non rimarrai deluso. Evviva gli Stark. Ma te sei scemo veramente? Allora non hai imparato un cazzo da tuo padre. Ma come devo fare con voi? Io non lo so. Guarda, tutto in disordine. Sta casa è un albergo. Kat, che è Tully, non è Stark, lo sa che non è un'idea brillantissim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 a fidasse de Belon Greyjoy. Parla quella che si fida di Frey. Ma dai cazzo. Però c'ha ragione. Ma mi servono le navi. Sì, ma te serve pure la caposcia, eh? Attaccata al corpo. Ho capito, ma che devo fare? Così è. Ripiamose le mie piccine, da moglie Jamie. E di Aria nemmeno abbiamo avuto più notizie. Ma nessuno gli ha mandato un corvo. Aria non c'è, è andata via. Aria si è data, non ci avete mezza spia. Ma Cristo, non posso scambiare lo sterminatore dei re. Bastardi, ho fatto bene. Con due ragazzine. Che figura ci faccio con gli amici al bar? Vabbè, io me ne vado. Come te ne vai? Torno a casa. Ah, tu sei andato in giro solo per far bordello e mo torni a casa. Ci avrei ancora un figlio in coma in teoria. No, 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 no. Mo stai qua e mi dà una mano. Devi trattare la pace con Renly Baratheon. Ma perché Renly e non Stannis come voleva tuo padre? Vabbè, ce vado. Abbraccioni e promessine varie. Torneremo a stare tutti insieme, te lo prometto. Gli Stark mi fanno tagliare. C'hanno una lista di ultime parole famose allucinante. Martin Sadico. Cersei entra nella sala del trono e Joffrey, passione capocantiere, mette tutte cose grosse e vistose nella sala. Non è per compensare il pipino. No. Chi l'ha detto? A morte. Figliolo mio carissimo. Che vuoi? Non disturbare il re. Non troviamo Arya. Dai che è morta stirata di metà zampe. Ma se fosse viva ci servirebbe, lo sai? Non scambieranno Jamie solo per Sansa. Ma sì, lo farebbero. So dei fighettine. Danno troppo valore alle loro donne. Parla quello che ha la gonna. Senti, ma ho sentito delle storie brutte tra te e Jamie. Tutte menzogne. Bravo, infatti ho cancellato tutti i commenti. Bravo. Lascia solo quelli che ci danno ragione. Sì, sì. Però mi hanno detto che la gente non è cretina.
E mi sa che non è bastato. Quindi ti chiedo, mio padre aveva altri figli? No, non ho capito. Ha una prole differente rispetto a me, Tommen e Mirzella? Spiegati meglio. Robert intratteneva rapporti con altre donne a parte la sua consorte, cioè te? Non afferro, scusa? Mio padre se scopava altre donne? Come ti permetti, porta rispetto? Te piaccio avattate! Ti ha visto? Io no, stavo lavorando. Che belle piastrelle! Lo sai che questo è alto tradimento? Ma sono tua madre! E sti cazzi! Per stavolta passi. Ma sta campana! Pure le minacce vere alla madre! Madonna, Geoffrey! Cioè, sei veramente completo. Sì, 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 aspetta, aspetta. Mo' levati. Gente che fa mlum mlum mlum. Oh, me stavo preoccupato. Niente zin fino a mo'? Ross, la coach delle biash, istruisce le nuove leve. E se la Patrizia in giro? Questo è posto serio, mica stiamo per strada. Che bello essere una battona. E invece no. La guardia cittadina irrompe nel bordello. Che è sto bordello? Un bordello? E che è stato a fa? Bordello. E che è, una festa? Ma prima dovete pagare. Ma la guardia cittadina non è venuta a fare all'amor, ma a iniziare un disagio tour. Che volete pagare, ragazzina? Altri figli oltre a me, Tommen e Mirzella? No, non lo fare. È questa? È questa. Han fame! Una guardia prende la neonata e non gli regge botta. Brava guardia! Il capo maledetto prende un coltello e si scopre che la bambina in realtà era un maschietto e lo circoncide. Fine! No, tacchete, neonati morti. Ma porca troia, Geoffrey! E parte una scena che Giuseppe, il principe d'Egitto, i primogeniti, gli ebrei possono accompagnare solo. Tutti i bastardi di Robert o presunti tali raggiungono Martin. Scoprono pure dove sta Gendry. Il fabbro non ha retto e riesco a intuirne i motivi. Ma Gendry si è dato coi guardiani. Come lo riconosceranno? Ha un elmo a forma di testa di toro! Sì, ma state zitta e basta! Boom, primo piano di Gendry, che ci ricorda che siamo a lui, ci sta pure Aria! Sgamano pure lei! Succederà? Non succederà? Chi lo sa? Tutti quelli che sono arrivati fino alla stagione 7 lo sanno, è roba di 5 anni fa. Fine!